Fatto ed è tutto. Quest'opera, quindi grazie. Io parto sempre dagli ultimi, non vorrei mai ringraziarci, ma è importante ringraziarci anche. Quindi partiamo ringraziando l'assessore Alessia Manfredini, perché su quest'opera con tenacia e costante presenza sul cantiere ha consentito costante, proprio quotidiana, mattina, pomeridiana, notturna. Ringraziamo il consigliere Filippo Bonali, che con passione segue invece tutta l'intera vicenda del biciplan, che è qui con la figlia Viola, e quindi un applauso anche a Viola che segue il padre. Ringraziamo i tecnici del comune, l'ingegner Pagliarini, Marco Granata, insomma tutti i tecnici che hanno seguito l'opera. Ringraziamo anche i colleghi della polizia locale, il suo comandante, ma qui ringraziamo il vicecomandante, che è qui presente, ma non solo lui, tutti i colleghi della polizia locale che durante i lavori di quest'opera hanno con loro prezioso hanno tenuto in sicurezza le operazioni in un contesto di traffico veicolare importante. Però grazie soprattutto anche all'Unione Sportiva Cremonese, che ha realizzato questa opera grazie all'accordo con il Comune di Cremona. Quindi grazie al Cavaliere Arvedi, al Presidente e al Presidente Paolo Rossi, che è qui presente.
Ovviamente ci sono state delle maestranze. Tutta per la lungimiranza del nostro patron della Cremonese, che all'interno di tutto il progetto complessivo che stiamo portando a termine, quindi che è partito dal centro sportivo, ha inteso d'accordo col comune di realizzare questa pista ciclabile che collega l'altra opera delle colonie padane che è stata completamente ristrutturata col centro della città. Stiamo proseguendo in un progetto abbastanza complicato che stiamo portando avanti col comune per realizzare anche la sistemazione completa dello stadio, poi vedremo come girerà la proprietà, è ancora prematuro dirlo, e quindi bene, quello ritengo che abbiamo fatto un'opera interessante e molto importante per la città di Cremona, e grazie per la Cremona che sarà il consentito di farlo. Grazie al presidente Paolo Rossi. Ora non va più.